Emanuela Loja era parte della scorta di Paolo Borsellino, ma cosa sappiamo di questa giovane poliziotta? I dettagli all'interno. Emanuela Loja è stata la prima donna agente di polizia a morire per mano della mafia nella strage di Via D'Amelio, in cui ha perso la vita il procuratore Paolo Borsellino. Leggi anche, Paolo Borsellino storia completa, chi è? Cosa è successo? Cosa ha fatto? Età quando è morto, morte, chi l'ha ucciso, moglie, figli, Giovanni Falcone, foto. Chi era Emanuela Loja? Emanuela Loja aveva 24 anni quando, il 19 luglio del 1992, è morta nell'esplosione che ha coinvolto la macchina di Paolo Borsellino e della sua scorta. La morte è avvenuta esattamente alle 16:59 di una domenica d'estate per via di 100 kg di esplosivo contenuti in una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio a Palermo. Insieme a Emanuela muoiono anche Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Via D'Amelio dopo l'esplosione cosa ha fatto? Emanuela Loja, come anticipato, era parte della scorta di Paolo Borsellino. Insieme a lei, anche gli altri compagni morti nella strage, tutti professionisti giovani e orgogliosi della loro occupazione nelle forze dell'ordine. Biografia. Emanuela Loja era nata a Sestu, nel Cagliaritano. Dopo essersi diplomata alle magistrali, con l'intenzione di fare la maestra, tenta comunque la strada nelle forze dell'ordine. Un lavoro, quello, che le avrebbe garantito meno precarietà. Vince il concorso e si appassiona sempre di più alla sua futura occupazione. Una sua ex compagna del corso allievi l'ha descritta così: nel 1990 Emanuela Loja diviene poliziotta e le viene comunicato che presterà servizio a Palermo, una città sotto la mano scura della mafia. La reazione della neopoliziotta non è entusiasta, ma fa comunque buon viso a cattivo gioco, soprattutto per non deludere la sua famiglia. Non appena saputa la notizia scoppierà a piangere di fronte a una collega, ma davanti ai genitori e ai fratelli, invece, dice: genitori, Palermo è sotto lo scacco della mafia e da poco si è sparsa la notizia della strage di Capaci, che ha visto morire il magistrato Giovanni Falcone. La madre di Emanuela Loja la chiama disperata, dopo aver assistito alle terribili immagini dell'esplosione. La poliziotta tenta di rassicurarla in ogni modo e non ammette di essere stata chiamata per lavorare nelle scorte. Morte e autopsia. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia insieme alla moglie Agnese e ai suoi figli, Paolo Borsellino va via insieme alla sua scorta. Arriva quindi in via D'Amelio, dove abita sua madre. Ben 100 kg di esplosivo vengono posizionati in un'automobile che nell'esplosione uccide il magistrato e i 5 agenti della sua scorta, 4 uomini e una donna, fra cui proprio Emanuela. Proprio il giorno prima, infatti, era stato comunicato a Borsellino che sarebbe divenuto super procuratore. Giovanni Laperna, sindacalista SIULP, ha raccontato così il ritrovamento del corpo di Emanuela Loja. Funerali. Non abbiamo informazioni circa i funerali di Emanuela Loja. Fidanzato Andrea e matrimonio. Emanuela Loja aveva una relazione con un ragazzo di nome Andrea. Anche lui, come la sua famiglia, era preoccupato per il destino della ragazza nelle forze dell'ordine a servizio della città di Palermo. Non sappiamo se i due avessero in programma di sposarsi. Nipote. Oggi esiste un'altra Emanuela Loja a 28 anni, si tratta infatti della nipote della ragazza morta in via D'Amelio nel 1992. Lei, come sua zia, ha voluto intraprendere una carriera in polizia. Ecco le sue parole: la nipote della poliziotta uccisa in via D'Amelio. Oggi la nipote di Emanuela Loja va nelle scuole a parlare di illegalità. Infine, aggiunge, la nipote della poliziotta uccisa in via D'Amelio. Seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!